Io sono Alvise Mattozzi, sono un membro di Teseus, ricercatore del Viati, sociologo e mi occupo di studi sociali della scienza e della tecnologia. E oggi sono qui ad introdurvi Tommaso Venturini, che è sociologo attualmente al Media Lab dell'Università di Ginevra. Anche lui lavora nell'ambito degli studi della scienza e della tecnologia e in particolare il focus della sua ricerca si concentra sullo sviluppo del metodo della cartografia o mappatura delle controversie. E di questo oggi ci parlerà attraverso un caso specifico che è quello relativo alla geoingegneria degli oceani. È una ricerca che lui ha condotto insieme a Carol De Prick, come potete leggere, che anche lei è sociologa, anche lei all'Università di Ginevra e sarebbe dovuta essere presente anche lei. E in qualche modo lo sarà, perché poi per quanto riguarda le domande ci sarà un collegamento via Zoom, però appunto la ricerca di Carol De Prick si concentra sulle negoziazioni intorno al cambiamento climatico, alla crisi climatica, e in questi giorni a Bonn c'è la Bonn Climate Change Conference, e quindi lei doveva essere a Bonn proprio per motivi di ricerca e non poteva essere qui. Allora, sono felice e onorato di potervi introdurre Tommaso Venturini, che naturalmente ringrazio per la sua disponibilità ad essere qui con noi. Tommaso è uno dei massimi esperti di cartografia delle controversie, che è anche un metodo che io ho intenzione appunto di sviluppare qui al Politecnico. E appunto Tommaso è uno dei massimi esperti e non a caso ha pubblicato recentemente insieme ad Anders Munk, che è un ricercatore danese, questo libro che si chiama appunto Controversy Mapping e Figa. E questo libro appunto è il principale riferimento per questo tipo di ricerche ed è la sintesi di un lungo percorso di ricerca che è durato più di 10 anni, cioè hanno deciso di scrivere questo libro 10 anni fa, ma è durato la ricerca è iniziata molto prima, ed è iniziata insieme a Bruno Latour, che ha lanciato questa idea della cartografia delle controversie a Science Po a Parigi, e Tommaso era insieme a Bruno Latour a contribuire a fondare quello che è il Media Lab di Science Po a Parigi. E questo progetto appunto sulla cartografia delle controversie è nato attraverso un grosso progetto europeo che in qualche modo ha lanciato questo metodo come appunto un metodo di ricerca. Un metodo di ricerca per lo studio delle pratiche scientifiche e tecniche e in particolare per studiare, per comprendere come le pratiche scientifiche e tecniche si riverberano e informano altri ambiti della società e come ne siano a loro volta influenzate. Le controversie, in particolare quelle scientifiche, sono da tempo un importante ambito a partire dal quale poter sviluppare degli studi di carattere sociale, sociologico, storico, della scienza e delle tecnologie. Questo perché quando scienziati e scienziati, tecnologi e tecnologhe iniziano a dibattere, iniziano a discutere, iniziano a contestarsi l'un l'altra, sono costrette ad aprire, anche in senso letterale, le black box in cui sono racchiuse parte di ciò che una data disciplina, una data comunità scientifica dà per assodato, dà per scontato. E ad esempio appunto si deve riaprire un protocollo sperimentale dato appunto per scontato, magari riaprendo letteralmente i macchinari che consentono al protocollo sperimentale di funzionare, ma saranno poi necessarie una serie di esplicitazioni della propria e dell'altrui pratica che consentono al non appartenente alla comunità scientifica di capire in cosa consiste quella linea di ricerca, cioè anche chi non sa quasi niente di quel dato ambito scientifico, vedendo come gli scienziati dibattono e il fatto che devono esplicitare tutta una serie di
loro procedure e così via, permette anche a chi non è esperto in qualche modo di capire cosa avviene in quell'ambito. Ma soprattutto questo lavoro, diciamo, di apertura ed esplicitazione mette in luce le pratiche quotidiane di scienziate e di scienziati, che sono appunto le pratiche quotidiane degli scienziati, delle scienziate, dei tecnologi e delle tecnologhe, sono ciò che interessa alla disciplina che pratichiamo io e Tommaso, che sono gli studi sociali della scienza e della tecnologia. Questa è la rilevanza delle controversie più in generale per gli studi sociali della scienza e della tecnologia. La cartografia delle controversie, di cui appunto parleremo oggi, approfondisce ed estende questo interesse per le controversie in due modi. Appunto, abbiamo detto, le controversie sono un luogo in cui emergono in tutta la loro vividezza, emerge l'intrinseca socialità delle pratiche scientifiche, e in qualche modo la cartografia delle controversie cerca di ulteriormente entrare dentro e descrivere queste dinamiche, sapendo che da un lato le controversie ovviamente non, soprattutto al giorno d'oggi, non stanno più solo dentro i laboratori, ma escono dai laboratori, e quindi si tratta di controversie che potremmo definire sociotecniche, ma che forse potremmo definire sociotecnico-scientifico-ambientali. Dall'altro, la cartografia delle controversie pensa che appunto una cartografia di una controversia non è uno strumento utile solo per la ricerca, ma anche per creare ponti con altri ambiti della società. Attorno ad una mappa, attorno ad una cartografia di una controversia che ripresenta, che visualizza, no, la controversia e tutta una serie di relazioni tra le parti in causa, possono per l'appunto raccogliersi tutti quelli che sono interessati ad un certo, ad una certa questione, e quindi possono intorno a queste mappe dialogare, negoziare, eventualmente anche scontrarsi ed eventualmente anche continuare il conflitto, però in modo aperto ed esplicito e dunque potenzialmente democratico. Dunque la cartografia delle controversie è al contempo un metodo di ricerca per comprendere le controversie socio-tecnico, scientifico, ambientali, come ho detto, ma anche un metodo di intervento all'interno di queste controversie. E qui risiede il suo valore, quello di connettere ambiti che spesso si fa fatica a connettere. Voglio concludere con una nota, diciamo, personale e professionale, e poi con una citazione di Tommaso che per me è molto importante. Allora, io sono da tempo interessato alla questione delle controversie, e però l'ho sviluppata pochissimo in ambito di ricerca, ma molto in ambito didattico. E devo dire che appunto nel libro che vi ho fatto vedere prima viene presentato una procedura in cinque passi per fare una mappatura della controversia, e quest'anno io ho proposto questa procedura a studenti e studentesse, e devo dire che i risultati sono stati molto migliori degli anni scorsi, quindi senz'altro, diciamo, posso dire che c'è appunto nel metodo proposto da Tommaso e da Anders Munch c'è sicuramente un'efficacia didattica. Secondo me chiaramente non si limita a quello, ma in qualche modo posso fare da testimonial, se questo conta qualcosa, nel fatto che ci sia un'efficacia didattica di quello che loro propongono. Infine una citazione, che è una citazione che io ribadisco agli studenti, perché secondo me è molto importante per capire a cosa servono la mappatura delle controversie e la cartografia delle controversie. Tommaso scrive: la cartografia delle controversie non serve a risolvere una controversia, questo è molto importante, non serve a risolvere una controversia, ma a mostrare che una controversia può essere risolta in molti modi. Grazie Tommaso, passo a te la parola. Grazie mille Avise, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Comincio scusandomi per due cose. La prima è che non so più parlare italiano, o quasi. Come vedrete, sicuramente mi mancheranno, soprattutto quando parlo delle mie ricerche, mi mancano le parole, perché sono abituato a presentarle in inglese o in francese. Le slide, tra l'altro, sono in inglese, che non mi aiuterà. E quindi magari chiederò il vostro aiuto per trovare qualche parola se mi manca.
La seconda motivo, la seconda scusa è che la vera esperta di questa controversia in particolare, la controversia sulla geoingegneria climatica oceanografica, è Cari, che per la ragione però che Alvise vi ha spiegato non ha potuto essere con noi oggi. Cerchiamo di collegarci con lei alle due per le domande, ma anche lì non è sicuro al 100% che ci riusciamo, perché c'è una grossa controversia che è esplosa a Bern all'interno del SED, lo Structured Expert Dialogue, che è la parte che è un'organizzazione composita che è metà COP e metà IPCC, e che dovrebbe servire a permettere la traduzione delle conclusioni del sesto rapporto dell'IPCC nelle decisioni politiche della COP, e però in realtà sta incontrando alcuni problemi a causa di alcuni paesi che puntano un po' il piede sul fatto di riprendere le conclusioni dell'IPCC. Quindi se riesce a uscire dalla sala alle due, farò una chiacchierata con noi, se no cercherò di rispondere io per quello che so. E proprio perché, e anche perché Cari non è qua con noi, prendo un po' alla larga, e prima di arrivare alla controversia specifica che ci interessa oggi, che quindi quella della geoingegneria oceanica, vi vorrei parlare un po' più in generale di controversie scientifiche. E Alvise, tra l'altro, l'ha già fatto molto bene, quindi questo mi aiuterà a andare più rapidamente, e forse e soprattutto a concentrarmi su quello che le controversie non sono, e quindi rimettere in discussione alcune idee che tendiamo ad avere quando pensiamo all'idea di controversia scientifica, che in verità corrispondono poco alla realtà di queste controversie. Le mie specialità, come le diceva Alvise, sono le controversie, la cartografia delle controversie, di cui parleremo molto oggi, e i metodi digitali, cioè tutta una serie di metodologie per le scienze sociali che si basano sulla raccolta di dati digitali e sul trattamento computazionale di questi dati. Quindi vi farò vedere anche alcuni esempi, parecchi esempi di questo genere di metodologie. Non avrò il tempo di discutere nei dettagli come usare questi tipi di metodi, ma naturalmente se volete ne possiamo discutere o nelle domande o durante il buffet. Allora, quando si parla di controversie scientifiche, soprattutto nei media, spesso ci si immagina qualcosa di questo genere, cioè una specie di opposizione binaria dove da una parte ci sono gli scienziati che sono in qualche modo i portatori della razionalità, del pensiero logico, razionale, della verità, delle ricerche, dei dati, dei fatti, e dall'altra parte invece tutta una serie di gruppi cospirazionisti più o meno pazzoidi che rimettono in discussione questi fatti, queste verità, a partire da un posizionamento totalmente irrazionale e ingiustificato. In verità le cose sono molto più complesse, e quando si apre, come diceva Alvise, la scatola nera delle controversie tecniche e scientifiche, ci si accorge rapidamente che le cose sono molto più complesse, e che in particolare ci sono molti più soggetti, temi, problemi, issue, come si dice in inglese, di discussione, e molti più attori di quello che ci si immagina. E questo, quello che vedete nella slide, l'indice del libro di cui parlava Alvise, e come vedete ci sono due capitoli, il capitolo 2 e 3, che appunto di cui l'obiettivo è precisamente dimostrare che le controversie sono più complesse, che contengono
molti più, o che diciamo possono organizzarsi attorno a delle opposizioni parecchio diverse da questa opposizione binaria di cui vi parlavo prima, e che ad esempio hanno a che fare con quello che è stato definito da Robert Merton lo scetticismo organizzato degli scienziati, della comunità scientifica, che fa che anche all'interno della comunità scientifica gli scienziati tendono a essere scettici e a rimettere sempre in discussione le conclusioni dei loro colleghi, e a rimettere in discussione il più che possono e accettarle solo quando, praticamente quando non possono fare altro. Ci sono delle controversie che hanno a che vedere con quello che si chiama dei cambiamento di paradigmi, come lo chiama Robert Kuhn, cioè delle fasi di vera e propria rivoluzione all'interno della scienza, in cui bisogna abbandonare le idee, i paradigmi, il quadro intellettuale in cui fino a quel momento la scienza ha operato, per prendere uno nuovo. Ad esempio il caso che famoso dato da Robert Kuhn è il passaggio dalla fisica newtoniana alla fisica della relatività di Einstein. Ci sono ovviamente, molto importanti nella storia della scienza tecnica, delle controversie sulla priorità. Chi ha inventato il telefono? Famosissima controversia. Bell, Alexander Bell o Meucci in Italia. Ci sono delle controversie istituzionali, per tutti quelli di voi che lavorano all'interno dell'università sapete di cosa parlo. Ci sono delle controversie legate a quello che Harry Collins chiama l'experimental regress, la regressione dello sperimentatore, che è questa condizione complessa in cui ogni ricerca alla frontiera della scienza si ritrova, in cui né la teoria né la pratica sono assicurate, e quindi ci si trova in questa specie di circolo vizioso in cui non è chiaro se i risultati che si ottengono sono un errore, perché ad esempio rimettono in discussione una teoria su quella che però non è ancora assicurata, o se è la teoria che bisogna cambiare, e quindi ci si trova in questo circolo vizioso in cui non si può scegliere della verità dei dati, della verità della sperimentazione sulla base della teoria, né della verità della teoria sulla base della sperimentazione, perché tutte e due sono ancora insicure. E altri tipi di controversie che non sto a descrivere, perché sennò ne parlo per la prossima mezz'ora. E l'altro capitolo che vi citavo fa lo stesso lavoro per gli attori delle controversie. E anche questa è una questione molto importante, perché ci mostra come, al di là degli attori, dei soliti sospetti, per così dire, delle controversie tecnico-scientifiche, che sono ovviamente gli scienziati e gli ingegneri, ci sono tutta un'altra serie di attori che giocano un ruolo fondamentale nello svolgimento, nello sviluppo delle controversie. Ad esempio, tutti i burocrati e amministratori che nelle varie istituzioni scientifiche o politiche gestiscono la regolazione della scienza e della tecnica. Sheila Jasanoff, per esempio, ha studiato approfonditamente quello che chiama che lei chiama il quinto stato, che è appunto questo tipo di attori. Ovviamente gli attori politici e i decisori politici che sono chiamati a sviluppare il quadro regolamentare in cui la scienza e la tecnica si sviluppano, e a assorbire o meno le raccomandazioni e le suggestioni della scienza. Gli esperti, che sono spesso i ricercatori o gli ingegneri, ma in un ruolo un po' diverso, che è quello di fare, ovviamente il ruolo dell'esperto è quello di fare la traduzione, il legame tra il laboratorio, tra l'accademia e il resto della società. Quello che in inglese si chiamano i lay expert, che potremmo tradurre come gli esperti comuni, cioè tutti coloro che, pur non essendo, non lavorando all'interno dell'accademia, hanno una conoscenza
e un'esperienza a volte molto profonda e a volte quasi altrettanto ricca o a volte più ricca di quella degli scienziati, ad esempio perché hanno un'esperienza diretta, professionale, con una certa, questione. Gli scientific campaigner, cioè tutti coloro che si impegnano più o meno professionalmente nello sviluppo di vere e proprie campagne tecnologiche o scientifiche, per in qualche maniera fare della lobby delle idee che sono sviluppate all'interno della scienza e della scientifica, gli scettici professionali, di cui parlerò tra un minuto, gli imprenditori scientifici ed è una delle grandi, idee di Bruno Latour che Alvise citava prima, che è stato il mio maestro, tutti gli attori non umani, quindi gli strumenti scientifici, gli oggetti stessi di ricerca, gli elementi naturali che in qualche maniera sono dotati di una certa agentività, di una certa agency e che spesso giocano un ruolo fondamentale nelle controversie con cui abbiamo a che fare. E ne riparleremo, se non mi dimentico, quando parleremo della controversia sulla geoingegneria marina. Questa supposta semplicità, ma in verità complessità delle controversie, la si ritrova un po' dappertutto e in particolare quando si parla di controversie climatiche. Una delle due dei due comics che vi ho mostrato prima, questo qua, viene da un sito che si chiama Skeptical Science e che è un sito sviluppato da un gruppo di climatologi o appunto nel quadro di una campagna di informazione scientifica che ha l'obiettivo di contrastare delle idee scettiche o climato-negazioniste attorno al problema del clima. E quindi quando si parla di controversie climatiche, spesso, troppo spesso forse, ci si immagina che le controversie climatiche oppongano da una parte gli scienziati, i climatologi, che lavorano sul cambiamento climatico e che cercano di mostrare la causa antropica, umana, di questo cambiamento, e dall'altra parte questi scettici più o meno paranoici, che non vogliono riconoscere questi fatti, questa realtà. E in parte questa descrizione della controversia sul cambiamento climatico è corretta, perché effettivamente esistono molti scettici, esistono lo scetticismo o il negazionismo climatico, esiste dall'inizio, praticamente altrettanto vecchio che la ricerca sul clima stessa, ed è contrariamente a quanto si potrebbe immaginare o si potrebbe sperare, è tutt'oggi molto presente. E qua vi cito una bella ricerca di cui vedete il link qua, dell'Istituto per i Sistemi Complessi della Regione Île-de-France a Parigi, che ha lavorato per molti anni sulla presenza del negazionismo climatico su Twitter e che mostra come a tutt'oggi, questa è un'enorme carta della twittosfera, di Twitter al giorno d'oggi, con una grossa galassia dell'attivismo e scienza del cambiamento climatico, che vedete qua sulla sinistra, ma una galassia quasi altrettanto grande di climato-scettici. Ora, ovviamente Twitter non è necessariamente rappresentativo del dibattito pubblico, eccetera. Però i risultati di questa ricerca sono molto importanti e inquietanti da un certo punto di vista, perché appunto mostrano che a livello globale i climato-scettici sono un terzo loro dimensione è un terzo della dimensione della discussione su Twitter attorno al cambiamento climatico, quindi molti, e che all'interno della Francia, cosa che forse è ancora più inquietante,
il negazionismo climatico, che era che non è che era scomparso, ma diciamo era passato un po' in secondo piano negli ultimi anni, è ritornato in voga nel 2022, nell'estate del 2022, a seguito dell'ondata cospirazionista in qualche maniera incoraggiata dal dibattito attorno al Covid e i vaccini sul Covid. Il che mostra come ci sia anche sempre di più sui media sociali una specie di comunità o comunque una specie di ambiente negazionista e cospirazionista che in qualche maniera è pronto a saltare sulle varie controversie e a assumere più o meno lo stesso atteggiamento paranoico e cospirazionista indipendentemente dal soggetto di cui si parla. E tuttavia, se questo tipo di controversie esiste ed è importante ed è giusto che se ne parli, non c'è dubbio, le controversie climatiche sono molto più complesse di questa rappresentazione binaria. In qualche maniera, e questa secondo me è la vera ragione per cui è così difficile avanzare sulle questioni climatiche. Se in qualche maniera, se si trattasse soltanto di convincere una parte anche importante, anche grande della popolazione che tende a avere, appunto, a scivolare verso delle posizioni scettiche o cospirazioniste, in qualche maniera avremmo davanti a noi un problema complicato, ma che sarebbe comunque molto meno complicato di quello che invece abbiamo davvero davanti, che è una moltitudine di controversie diverse che mobilizzano una moltitudine di attori diversi. E quindi le controversie attorno al clima sono più complicate per almeno tre ragioni diverse. La prima è che il negazionismo climatico non è una semplice questione di razionalità. La seconda è che le controversie climatiche, come le controversie in generale, quello che vi dicevo prima, riguardano più problemi e mobilizzano più attori di quelli che questa visione binaria lascerebbe immaginare, e che all'interno di ciascuna di queste sottocontroversie si ritrovano decine di altre sottocontroversie che fanno che ogni non solo ogni controversia è multipla, ma anche ogni sottocontroversia è multipla, in una specie di complessità frattale che è molto difficile da comprendere e ancora ovviamente più difficile da gestire. Sulla questione del negazionismo climatico, il miglior libro che esiste secondo me sulla questione è questa ricerca di Naomi Oreskes e Eric Conway, pubblicata in un libro che si chiama Mercanti del Dubbio, e che mostra molto bene come lo scetticismo climatico non sia una specie di irrazionalità che esiste così nella società e che emerge in qualche maniera semplicemente da una specie di parte oscura dello spirito umano, ma è in verità è stato in verità nutrito, accompagnato e finanziato e organizzato da tutta una serie di organizzazioni industriali, politiche e in collaborazione con una parte della comunità scientifica, per creare appunto una rete estremamente ben organizzata e estremamente efficace di negazionismo climatico. Quindi molto più che una semplice questione di razionalità, il negazionismo climatico, ma la cosa si applica anche per altri tipi di scetticismo scientifico, è in verità il risultato di azioni deliberate e organizzate di gruppi di lobbying che esistono nella società.
La seconda ragione di complessità di che vi ho menzionato è il fatto che le controversie riguardano sempre più questioni e attori di quelli che ci si immagina. E qua vi indico un sito che ho sviluppato con un gruppo di colleghi all'interno di un progetto europeo qualche anno fa, e che aveva l'obiettivo di studiare le controversie sull'adattamento al cambiamento climatico. Sapete che quando si parla di cambiamento climatico, o di controversie sul cambiamento climatico, ci sono tre grandi famiglie di controverse. La prima, che è quella a cui si pensa quasi automaticamente, ma che non è la sola, sono quelle di cui parlavo prima, le controversie sull'esistenza del cambiamento climatico e sull'origine umana antropica del cambiamento climatico. Ma ci sono anche due altre famiglie di controversie molto importanti, che sono quelle soprattutto che sono discusse nelle arene internazionali e politiche, quelle che Cari sta osservando in questi giorni a Bonn, che sono le controversie sulla mitigazione del cambiamento climatico, cioè come ridurre gli effetti del cambiamento climatico riducendo le emissioni di CO2 nell'atmosfera e riducendo gli effetti di queste emissioni di CO2, e le controversie sull'adattamento al cambiamento climatico, cioè a quello che si può fare per adattarsi, per far fronte agli impatti del cambiamento climatico che non saremo capaci di mitigare. Siccome sulla mitigazione si stanno facendo pochi progressi, si sono fatti pochi progressi in questi anni, ovviamente gli impatti a cui dovremmo adattarci sono sempre più importanti. E quindi tra il 2011 e il 2015 abbiamo sviluppato questo progetto di ricerca sull'adattamento, che era una questione relativamente nuova in quegli anni, e appena abbiamo cominciato a aprire questa controversia, questo dibattito di guardarci dentro, abbiamo trovato ancora una volta una enormità, una cornucopia, se volete, di dibattiti, controversie, conflitti, disaccordi, eccetera. Il sito climaps.eu è una specie di archivio di tutte le carte che abbiamo sviluppato attorno a questa questione. Tra queste carte volevo mostrare una, che è questa qua, ve la faccio vedere più in grande, e che è una carta, una serie di carte per essere più precise, la cartografia delle controversie. L'obiettivo della cartografia, il risultato della cartografia delle controversie non è mai una carta, non è mai una mappa, ma è sempre un atlante, quindi una serie di carte. E in questo caso quello che vedete qua è quello che abbiamo chiamato una issue story, cioè una storia, una narrazione attorno di una controversia, che è la controversia sui dibattiti all'interno della UNCCC, che è la Conferenza Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico, le COP sostanzialmente, di cui avete sicuramente sentito parlare. E su questo dibattito abbiamo fatto varie carte per mostrare appunto la pluralità e la complessità di queste negoziazioni. La prima carta che abbiamo fatto, che è quella che vedete qua, è una rete di concetti, ed è stata prodotta prendendo tutti i report della Earth Negotiation Bulletin. Lo Earth Negotiation Bulletin è un sistema di reporting sviluppato da una NGO che si chiama IISD, Institute for Sustainable Development, che invia in tutte le negoziazioni internazionali sull'ambiente, sul clima, ma anche su altre questioni, un gruppo di osservatori neutri che prende delle note e che poi pubblica online un resoconto delle discussioni che hanno avuto luogo all'interno delle negoziazioni. Quindi abbiamo preso tutti questi resoconti, li abbiamo analizzati con un tool che si chiama Cortext, abbiamo estratto non tutte le parole, ma i gruppi di parole, le espressioni che erano più frequenti, utilizzati più frequentemente nella discussione delle negoziazioni, e
abbiamo selezionato a mano le espressioni più interessanti e poi siamo andati a vedere quali espressioni erano spesso usate insieme nello stesso paragrafo, che il paragrafo è un po' l'unità concettuale di questo sistema di reporting. E quello che vedete qua è una rete i cui nodi sono appunto delle espressioni, la potete trovare anche in versione alta risoluzione zoomabile su climbapps.eu, e i cluster di espressioni sono dei temi di discussione del cambiamento climatico, della controversia o del dibattito internazionale sul cambiamento climatico. Ad esempio, non so se riesco a farvi vedere, qua in alto a destra avete tutto quello che è si chiama il Clean Development Mechanism, cioè tutta una serie di meccanismi e di discussioni su come si può supportare lo sviluppo dei paesi del sud del mondo, ma uno sviluppo che sia pulito. Qui invece avete per esempio compliance enforcement, che è tutto quello che come si assicura che il protocollo di Kyoto, perché questa è una ricerca che ha qualche anno, sia effettivamente messo in pratica e seguito. E qua avete i modelli climatici e l'IPCC. Qui c'è gli impatti sociali e environmentali, eccetera, eccetera. Ci sono una dozzina di temi diversi che sono discussi nelle negoziazioni internazionali e la cui fortuna cambia nel tempo. Questa è la seconda carta che abbiamo sviluppato all'interno di questo studio, che mostra questa volta temporalmente l'importanza relativa e assoluta di ognuno di questi cluster o di questi temi di cui vi parlavo prima. Quindi qua quello che abbiamo fatto, siamo andati a contare, utilizzando i gruppi di parole che abbiamo trovato prima, come una specie di dizionario che definisce ognuno di questi temi, siamo andati a vedere l'importanza presa da ognuno di questi temi nelle discussioni. E ad esempio, qua vedete in rosa, per darvi un esempio, questa è la discussione sul protocollo di Kyoto e sul successore del protocollo di Kyoto, che ovviamente è cruciale della COP di Copenaghen e che poi però, dato il fallimento della COP di Copenaghen, rimane cruciale nel tempo. Questa in blu è la questione, che vedete qui, è la questione delle vulnerabilità, ad esempio, eccetera, eccetera. Quella qua in grigio scuro è la questione del finanziamento dell'adattazione, che anche l'adattamento al cambiamento climatico si suddivide in sottocontroversie, quella della vulnerabilità, quella degli impatti, quella del finanziamento, quella più recentemente loss and damage, eccetera, eccetera. Ed è questa è l'ultima carta che vi faccio vedere di questo sito, questa è una matrice in cui abbiamo cercato di calcolare o di misurare l'importanza che ognuno di questi temi, che vedete qua nelle righe della matrice, ha per ognuno dei paesi più importanti nelle negoziazioni internazionali, che è quello che vedete nelle colonne. Quindi ogni paese è una colonna, ad esempio, questa è l'Europa, vedete? E la taglia del pallozzo che vedete vi dice quanto questo paese si è espresso su ognuna delle questioni, e il colore del cerchio vi dice in pratica se si è espresso più o meno di quello che ci si potrebbe attendere. Perché ci sono alcuni temi di cui si parla di più e ci sono alcuni paesi che parlano di più. Quindi bisogna fare una specie di doppia normalizzazione per sapere se un paese si esprime più di quanto sarebbe probabilisticamente atteso su una questione o su un'altra. E ad esempio qua vedete che l'Arabia Saudita qua ha un pallozzo rosso sulla questione del trasporto, che vuol dire che anche se parla abbastanza di trasporto, ne parla molto meno di quanto ci si potrebbe aspettare. Quindi le controversie, come vi dicevo, sono sempre più complesse e multiple di quello che ci si attende, e questo è particolarmente il caso attorno sulle controversie che sono diventate sempre più importanti al giorno d'oggi, della neutralità, quella che si chiama la neutralità carbone.
Ora, da qualche anno, qua non c'era ancora in queste slide qua, in queste immagini qua, perché l'idea di neutralità carbone, anche se come lo vedremo è un'idea che esiste da molti anni ed è quasi altrettanto anziana che la questione del cambiamento climatico, è diventata veramente fondamentale con l'accordo di Parigi. E quindi qui vedete la comparazione tra l'articolo 4 della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, che parla di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra per limitare il cambiamento climatico, e l'articolo 4 nell'accordo di Parigi, che in una maniera molto più esplicita, anche se già l'articolo 2 della UNFCCC parla di sink and reservoir, quindi della possibilità di ritirare del carbone, della CO2 dall'atmosfera, questo diventa ancora più evidente nell'accordo di Parigi, dove esplicitamente si parla di un equilibrio tra le emissioni di CO2 nell'atmosfera e la capacità di ritirare, di assorbire della CO2 e di stoccarla da qualche parte negli ecosistemi. E la metafora della vasca da bagno è sempre più utilizzata per parlare di questa cosa in questi giorni. Da vasca da bagno in cui avete, il rubinetto sono le emissioni di CO2, l'acqua è la CO2 nell'atmosfera, e poi ci sono quelli che si chiamano i natural carbon sink, i pozzi di carbone naturali, e i pozzi di carbone artificiali, che sono quelli di cui parlerò più in particolare in questa ultima parte della presentazione. È un'altra maniera di parlare di una controversia che esiste da molti anni, che è quella della geoingegneria. Geoingegneria appunto come insieme delle tecniche che permettono di agire attraverso delle tecniche e delle tecnologie di tipo ingegneristico a livello del pianeta, o per ridurre gli effetti del cambiamento climatico o per assorbire dei gas a effetto serra, che è una delle principali idee in discussione da questo punto di vista. E anche qui siamo di fronte a un dibattito multiplo e complesso, perché naturalmente ci sono molte tecniche diverse per fare degli interventi geoingegneri. Questa è una carta che avevamo sviluppato anche questa parecchi anni fa, nel 2016, nello stesso progetto di ricerca di cui vi parlavo prima, questa è una pagina, è una carta di pagine Wikipedia che trattano della questione dell'ingegneria e che sono connesse attraverso gli hyperlink che le connettono gli uni agli altri. E si vede appunto come ci sono due o tre grandi poli di tecnologie: quella delle tecnologie sulle foreste, quindi afforestazione, lotta contro la deforestazione, piantare alberi o conservare delle foreste, che è molto importante, ma di cui non parlerò oggi, ma su cui ci sono. Anche quella è molto complessa e multipla, più o meno le stesse cose che si ritrovano sugli oceani si ritrovano anche sulle foreste. La questione della geoingegneria atmosferica, grosso modo cambiare la reflettività dell'atmosfera terrestre, e quella degli oceani, di cui vorrei parlarvi oggi. Che anche lei, come vedete, ogni volta che si scende all'interno di una controversia si trovano una molteplicità di altre controversie, che anche lei, la questione degli oceani, è multipla, perché non c'è un solo modo di fare geoingegneria oceanica, ce ne sono alcune decine. E qua vedete alcune di queste tecnologie. Le due più importanti, e lo vedremo anche tra un minuto, sono quello che si chiama il blue carbon, carbone blu, che in pratica è una specie di tecnica di afforestazione in ambiente marino, grosso modo favorire gli ecosistemi marini di mangrovie ed altri, perché assorbano
marini e costali, perché assorbano della CO2, e l'altra sono tutte le questioni di fertilizzazione degli oceani e alcalinizzazione, che è ancora un'altra storia, ma che comincia a essere discussa soltanto oggi. In questa ricerca che con Cari stiamo sviluppando sulla geoingegneria marina, prendiamo un approccio basato sulle STS, dunque sulle Science and Technology Studies, sugli studi della scienza e della tecnica di cui parlava Alvise prima, per mostrare che le soluzioni climatiche che sono proposte, ad esempio nel caso della geoingegneria marina, non esistono mai in una specie di vuoto sociale, ma sono sempre il risultato di uno sviluppo storico, e vi mostrerò qualche carta in questo senso. Sono sempre costruite socialmente da una molteplicità di attori e di istituzioni, e sono sempre connesse a una molteplicità di resistenze e di controversie. Per studiare questa questione abbiamo usato un approccio quali-quantitativo, che combina quindi delle metodologie computazionali basate sull'analisi di più o meno larghe quantità di dati, ma anche tutta una serie di metodi etnografici che Cari soprattutto sviluppa attraverso delle interviste con i decisori politici e gli esperti, l'analisi della letteratura e tutto il lavoro di terreno che ad esempio sta facendo in questo momento a Bonn. Io mi occupo più della parte computazionale, quindi soprattutto di quella che vi parlerò oggi. Dunque, in particolare per il momento abbiamo soprattutto lavorato con tecniche di scintometria o bibliometria, che sono tutta una serie di tecniche che servono a analizzare la letteratura scientifica, la produzione scritta attorno a un certo tema, nel nostro caso quello della geoingegneria marina. Qua vedete due figure prese da due articoli che non sono nostri, ma che sono stati pubblicati da altri ricercatori, proprio sulla questione della geoingegneria marina, e che sono interessanti. La scintometria è sempre interessante come primo punto di ingresso in una controversia, perché permette di avere appunto una specie di visione un po' di insieme di quello di cui si parla. Quindi quello che abbiamo fatto è usare una base di dati scintometrici abbastanza classica che si chiama Scopus, che è prodotta e gestita da Elsevier, e abbiamo in questa base abbiamo usato questa query. Questa è la query, cioè più o meno quando andate in Google e mettete una e scrivete che è geoingegneria marina, questo è l'equivalente, volendo essere sicuri di trovare tutto quello che riguarda l'ingegneria marina e solo quello che riguarda l'ingegneria marina. E quindi è una query molto complessa, perché c'è tutta una parte che ha tutta una serie di parole che vedete qua in blu che hanno a vedere con gli oceani, e tutta una serie di parole in rosso che hanno a vedere con la geoingegneria, e naturalmente è importante che siano combinate, perché tutto quello che è geoingegneria ma non oceanica non ci interessa, e tutto quello che è oceano ma non geoingegneria non ci interessa. Con questa query abbiamo appunto interrogato Scopus tra gli anni 50 e il 2021 e trovato alcune migliaia di documenti, con una distribuzione temporale che è abbastanza tipica, perché in generale la scienza, la pubblicazione scientifica aumenta nel tempo, e quindi più o meno per qualsiasi argomento vedrete sempre questa curva esponenziale che cresce negli ultimi anni. In seguito abbiamo usato questo strumento che, vediamo se riesco a farvi vedere meglio, che nel caso voleste interessarvi, se vi interessi potete trovare online, e che è anche disponibile in open source nel caso qualcuno voglia modificarlo, che si chiama Bibliograph, e che permette di sviluppare quello che abbiamo chiamato dei paesaggi scintometrici. Allora, Bibliograph è un po' complicato. Aspetta, devo tornare qua. Ecco. Troppo. Ma
per spiegarvi rapidamente come funziona, ma sarà un po' troppo rapido, quindi naturalmente non esitate a chiedermi se la cosa vi interessa. Quello che fa il bibliografo è innanzitutto stabilire una rete di co-citazioni, cioè va a prendere tutte le referenze che sono citate negli articoli che abbiamo scaricato da Scopus e va a vedere quali referenze sono citate insieme. Quindi quello che ci interessa non è tanto chi cita chi, ma chi è citato insieme a chi. Quindi ad esempio, qua vedete, questi sono due articoli scaricati da Scopus, e a partire da questi due articoli facciamo una rete di cocitazioni delle loro referenze, in cui queste tre referenze sono connesse l'una all'altra perché si ritrovano insieme nello stesso articolo, queste altre tre sono connesse l'una alle altre perché si ritrovano insieme in questo altro articolo, e la referenza C è tra i due perché è citata da tutti e due gli articoli. Una volta costruita questa rete andiamo a spazializzarla, cioè a disporla nello spazio, usando un algoritmo detto di orientato dalle forze, di force vector, che quello che fa in pratica è svolgere la rete simulando un sistema di forze fisiche in cui i nodi hanno una forza di attrazione, scusate, una forza di repulsione, quindi si respingono il più possibile l'uno dagli altri, e gli archi, i legami, le connessioni hanno una forza di attrazione, sono come degli elastici che tengono insieme i nodi che connettono. E quindi quando lanciate questo algoritmo, l'algoritmo va a prendere la vostra rete, che è questa specie di roba amorfa, e va a allontanare i nodi che non sono connessi e a avvicinare i nodi che sono connessi. Quindi in qualche maniera visualizza spazialmente la struttura relazionale della rete. E qui ad esempio vedete che nella nostra base di referenze ci sono due grandi cluster, due grandi gruppi di referenze che corrispondono alle due grandi tecniche di geoingegneria marina di cui vi parlavo prima. Da un lato tutto quello che è fertilizzazione degli oceani, in grosso modo la distribuzione di ferro e altri nutrienti nell'oceano per fare aumentare la produzione di fitoplancton, che quindi assorbe CO2 e poi morendo la riporta sul fondo dell'oceano, con il famoso esperimento di Martin. E dall'altra parte, quello che vi dicevo, blue carbon, quindi tutta la questione della gestione degli ecosistemi marini e costiere. La seconda cosa che facciamo in bibliografia è andare a estrarre tutti i metadati che sono a disposizione nelle notizie bibliografiche che abbiamo scaricato da Scopus, quindi gli autori, le parole chiave, le istituzioni, i finanziatori, i paesi di affiliazione, eccetera, le istituzioni di affiliazione, che andiamo in qualche maniera a progettare sopra, a disporre sopra la mappa di base delle referenze di cui vi parlavo prima. Quindi una volta costituita la mappa di referenza, che quei due cluster che vi ho fatto vedere prima, andiamo a mettere tutti i metadati che abbiamo estratto dal nostro database di Scopus e ancora per una seconda volta a spazializzare questi metadati rispetto alle connessioni che hanno con una referenza o con le altre. E quindi ad esempio vedrete che gli Stati Uniti qua sono al centro della rete perché sono connessi un po' a tutti, cioè i ricercatori che lavorano in istituzioni americane hanno pubblicato su Blue Carbon e su fertilizzazione degli oceani più o meno della stessa maniera, ma ad esempio altri paesi come l'Australia si trovano molto più nella parte Blue Carbon, ovviamente l'Australia avendo una grande parte costiera, dove altri paesi come il Giappone, ad esempio, sono più, a quanto sembrerebbe, almeno nella letteratura scientifica, investiti sulla questione della geoingegneria. Questa è un'altra immagine della stessa carta, in cui un po' semplificata perché sia più leggibile. E questa è ancora la stessa immagine, ma qua guardando alle parole chiave. L'ultima cosa, 5 minuti, l'ultima cosa, in questi ultimi 5 minuti, ma forse anche meno,
vorrei parlargli della struttura temporale della controversia sulla geoingegneria marina, perché non soltanto le controversie sono multiple, ma cambiano nel tempo e in particolare nel caso della controversia della geoingegneria oceanica c'è un effetto di un po' di come una specie di di fenice che con una fase di grande visibilità, poi una scomparsa di questa visibilità e un ritorno di visibilità negli ultimi anni. Dunque la prima fase è appunto quella negli anni 80 e anche prima, negli anni 70 e 80, di teorizzazione e sperimentazione su questa possibilità, con il famoso articolo di Cesare Marchetti del 77, che appunto sviluppa quest'idea di fertilizzazione degli oceani. E la inclusione di quest'idea di possibilità di assorbire la CO2 nell'oceano nei primi modelli integrati sul cambiamento climatico. Una seconda fase in cui in qualche maniera questo tipo di tecnologie passa di moda a causa di una forte opposizione dalla parte della società civile e di un gruppo importante di scienziati negli Stati Uniti e in America, e di questo gruppo di attivisti che si chiama ETC Group, che ha fatto una grossa campagna contro la geoingegneria marina, e l'emergenza di una governanza globale attraverso il protocollo di Londra e la convenzione sulla diversità biologica, che in qualche maniera hanno rallentato lo sviluppo di queste tecnologie che sono problematiche e che hanno alcuni rischi, soprattutto dal punto di vista della biodiversità, degli effetti sulla biodiversità. E un passaggio dall'interesse per la fertilizzazione degli oceani al carbon blue, di cui vi parlavo prima, che è molto meno controversia, almeno per il momento, perché considerato come meno intervenzionista e più a meno a portare tutta una serie di benefici addizionali legati alla biodiversità degli ecosistemi marini e costali. Questo lo vediamo anche nelle nostre carte centometriche. Quello che vi ho fatto vedere prima era una carta che mostrava tutto il nostro corpus. Qui è la stessa, due carte sviluppate con la stessa tecnica, ma dove abbiamo separato prima del 2015 e dopo il 2015. E qui vedete che l'equilibrio tra i due cluster di cui parlavamo prima si inverte totalmente, con la fertilizzazione degli oceani molto importante, molto grande prima del 2015, e il blu carbone che invece diventa il carbone blu, che diventa più importante dopo il 2015. E qui è la stessa cosa, guardando però invece delle parole chiave, con tutte le parole chiave della fertilizzazione degli oceani che hanno un picco nei primi anni 2000 e poi tendono a diminuire, e il blue carbon che cresce nella seconda parte. E infine, molto rapidamente perché non c'è il tempo di parlarne, una terza fase in cui c'è una specie di rinascita dell'interesse per la geoingegneria marina. Avevo ancora qualche altra slide, ma mi finisco qui per dare un po' di tempo per le domande e per vedere se riusciamo a connetterci con Karen. Grazie mille appunto per questo intervento che ha permesso di introdurre in generale la questione delle controversie e del fatto che sono più complesse di come solitamente vengono ce le immaginiamo, che mi sembra una cosa importante, nel senso, ed è una complessità che però, come appunto ci mostrava con una serie di strumenti che abbiamo oggi, è una complessità che in qualche modo può essere in parte visualizzata, in parte se ne può rendere conto. Mi sembra che questi siano due aspetti importanti dell'intervento di Tommaso. Recording in progress.
E se appunto io aprirei alle domande, saluto naturalmente Cari De Prick, che è appunto collegata, che ringrazio per appunto riuscire a prendersi il tempo di, per passare appunto stare un po' con noi. E aprirei le domande dal pubblico. Ci sono. Can you hear us? Yeah, because my headphones. Okay. So, Cari parla francese o inglese? Yeah. Ma nel caso posso anche tradurre. Nel caso posso anche tradurre io. Capisco l'italiano, ma no. Scusa. Non so se è un microfono. C'è un microfono? No, io non vedo microfoni, non so se puoi vedere qui. Ma se no parla fate poi in casa. Ma posso se no tradurglielo io, dirlo io. No, ma forse è meglio andare lì, perché così, perché things, or, qua, I think there's a question for you. Thanks for you're very welcome. Talk. And I had a question about the actors that you showed at the beginning of your presentation, and these two techniques that you showed at the end of the presentation. Mm-hmm. Have you ever mapped the influence of those several types of actors that you showed at the beginning the two techniques, whether some actors were more influencing fertilization, let's say, and some other actors were instead more influencing blue carbon Okay. Supporting or, yes, or, yes. Or not. Great question. Yeah, so I think this is for you. The actors is referring are the like different like policymakers, like scientists, scientific campaigners. So if there's a different composition of the actors for the two technologies, I think you know better than I. Yeah. Yes, so I would say that the kind of technical intervention on the ocean are more something that is being pursued by global north institutions. So iron fertilization, for instance, it's has been discussed and tested by American, Canadian, Australian scholars. The Ocean Next project that was part two was an EU-funded project. So for blue carbon, it's more like scientists that have been working on biodiversity conservation, on bringing co-benefits with climate action, which is less the case with the other institutes I've told you about, which is more people coming from like ocean chemistry, biogeochemical approaches. And in terms of countries, we can see, for instance, here in Bonn, that many small island developing states are really pushing for blue carbon, for instance, mangrove conservation, whereas global North institutions and some international organizations are pushing for more kind of technical intervention. So that's the kind of two broad divisions I would see. But at the same time, obviously, you have also bridges between the two. But it's just a very different approach to how you intervene on the ocean. Thank you. And also, the NGOs and civil society tend to prefer blue carbon, also, and to dislike ocean fertilization. Yes. Especially if it's for Cari, you have to Thank speak you very in much there. For your presentation of your work, I am an historian of science, and I'm also working on computational methods. Part very similar. So I have two questions. One is more about the goals of this kind of analysis.
and the second is technical. So the first is, to whom is this research directed? I mean, do you have in mind specifically policy makers that, thanks to the mapping of controversy, can handle the decisions about geoengineering in climate change problems, or it's a scholarly community which the possibility of intervention reaching the policy making audience and so on? So this is the first question. The second question is technical. Would it be possible later maybe to show the images of the countries which you identify, which topic they are more connected to specific controversy? I have a question about the way in which you normalize, because it seemed to me that Europe, United States, China were bigger anyway. So I guess that the largest is the country or the region, so the more it appears. So it's not clear to me how it's normalized in terms of importance and the size of the dots. Okay, yep. So how you interpret this, the relative sizes? Yeah, thank you. I think, Ari, maybe you can answer the first, and I can take the second. So first, it's being directed to my community, so science and technology study and political science, in the sense of we have been, like, for a long time, we focused more on how global environmental problems were put on the agenda, and we didn't look that much about how solutions were also historically constructed. As I discovered, this ocean-based sequestration is as old as the debate on climate change, with the paper, I think Tommaso mentioned, of Cesare Marchetti in the 70s. So that in our field recently, we have been trying to really put into its socio-historical context the agenda setting activities by scientists as well as policymakers. And also my aim was, when I joined the OceanNets project, which was really a natural science project about how to test alkalinization, my contribution was to, like, I wanted to, because when we discussed together, I realized they all had experience experienced the controversies in the 2000s related to iron fertilization. They kind of told me, we don't want to reproduce this. We need to have a broader debate with the NGOs, because the NGOs were really very frustrated with what happened, were very against the technology, and so they really wanted to have some kind of debate. And so that what I said is that I would try to really gather all the knowledge around how the field evolved over time, how the controversies evolved, so that they at least now can know that what were the controversies in the past, and maybe how, by having a broader debate with civil society, with talking about kind of responsible research, engaging different stakeholders in the research, then maybe we can have a more less controversial and more open debate about how those technologies, and if those technologies, can be used, governed, and implemented. And also to complement quickly this question, there's no, as for, like, policymaker, we have used controversy mapping for, like, what Kari was said, to work with scientists and sometimes activists in climate and elsewhere. Not so much yet with policymaker, at least in France and in Switzerland as well, but also in Italy, I don't know much of that. But in the Nordic country, where my co-author come from, like, for example, in Denmark, there are often, Anders and his colleagues are often actually, they have worked with the Ministry of Education to map the controversy or the debate around the, in real time, around the reform of the education system, the secondary education system in Denmark. So in countries that have a longer kind of citizen participation or citizen political participation tradition, with consensus conference, and that I've been using more controversy mapping. E per quanto riguarda la domanda sulla più tecnica, allora, qua
Allora, qua la normalizzazione riguarda il colore e non la dimensione delle cose, ed è una doppia normalizzazione basata su, in pratica, quello che facciamo è calcoliamo, data la prevalenza di un certo tema e la prevalenza di un certo paese, se ogni paese parlasse, dividesse in maniera uguale il suo tempo di parola rispetto a tutti i temi, cioè piuttosto rispetto alla visibilità di quel tema, e compariamo questo numero di prese di parola sulla questione teorico a quello reale, e coloriamo più o meno in blu o rosso la deviation rate, in pratica, la deviazione tra questa aspettativa probabilistica e la realtà. In queste reti, qui, invece, questa qua, quello sono gli Stati Uniti, questa, non c'è normalizzazione. La taglia del nodo è direttamente proporzionale a quante volte quel metadata o di quel paese appare nel corpus. Prego. So I had two questions. The first one was the same as Roberto's. Okay. So would you say from your replies that mapping controversies is a way to facilitating the resolution of the controversies, or do you think that you have a less interventionist position? So this is the first, just to understand how you relate as researchers to the topics. And the second one I'm sorry, I'm quite worried that the recording will come with no... Sure, there's also the record. Well, actually, the recording takes my microphone. Ah, okay. So I have to, yeah, sorry. So I have to be close. I have to be close, yeah. Yes, yes, it's intimate. Yeah. And please. The second one is in relation to the definition of controversy. So is there a limit of intensity of conflict beyond which a controversy is not anymore simply a controversy, but something more? So I'm referring to relationship in between states, for example, that have to do not so much on readings of, you know, topics, but on conflict of power and interest, you know? Yes. So is there, you know, a maximum that beyond which a controversy is something different? Okay, yeah. And in case... So where does mapping stop, let's say? Okay. So I can start maybe, Kari, and then maybe if you want to add something. So I don't remember what I have to do. So on the first here it is. So on the first question, I'm actually quite pessimist on the fact that controversy mapping can solve controversies, because for the reason that I try to explain, controversies are so, there's so much at stake, the inertia is so big, there's so much interest, there's so much inertia of the actors, human and non-human, that are included in the controversies. Not, I mean, take, I forgot to talk about that, but take iron fertilization or blue carbon. You don't know how the ecosystem will react, right? And sometimes they don't react the way we want. So it's not as if we could map out the controversy, facilitate a compromise or an agreement among all the human actors, and then hope that we can impose that agreement on the ecosystems. The ecosystem, they will kind of do what they want to do, and there are ways to bend their will, but it's complicated. And that is true for, you know, human actors, but for human actors as well. The best thing we can do is make this controversy readable, legible for the public opinion and for the actors of the controversy themselves. A little bit what the citation, the quote that Alvise was saying before. And as for the second, but maybe Kari will have another position. I mean, it's controversial among controversy mappers. And on the second question, I think that's rather, I mean, from a methodological point of view, but maybe it's different for a political scientist such as Kari. From a methodological point of view, I would rather say that there's a minimum threshold that you should, if the controversy is not hot enough,
Like if it's people are more or less agrees, or you know, they have a little bit of disagreement but not so much, then you don't have that opening the black box effect. People have to be in conflict and to disagree a little bit. There needs to be some heat in the controversy. But I also know that Carrie has a slightly different, you know, answer on this and on the work on the IPCC. And so, Carrie, I don't know if you want to add something. Yeah, I think I would add maybe from my experience working on climate change and where, after so many years, where I stand. And I think controversy mapping can really maybe help different actors to also agree on how they disagree. Because what I see in the IPCC and in the UNFCCC here as well, is that there is this idea that we can find a consensus between very different worldviews and very different approaches, and that science and scientific expertise can play a huge role in that. And that's what some scholars have been questioning, and especially I'm thinking of Mike Hume, who is at the University of Cambridge and is a human geographer. And also many people have said, maybe let's, with controversy mapping, just put all the different arguments on the table and also argue and discuss where we agree, but also where we disagree, and make that visible. Because behind the consensus that we see after IPCC meetings, there, I mean, Tommaso just showed you the huge debate that is being now happening in Bonn and around the IPCC reports. I think controversy mapping can be really interesting just to maybe agree that we don't have the same views about not only the problem, but also the solutions. Tanto, so, bisogna... No, tanto l'importante è che... Ok. So, thanks, Tommaso, for your presentation. I want to ask you if you maybe try to implement this controversy mapping in a real debate setting. Mm-hmm. I mean, when the debate among scientists, scholars, on a specific topic, very specific, because you showed us a lot of broad debates. Uh-huh. And also, I think that computational analysis enables to map a broad debate. Well, when it comes to very specific skills with the scholars with different attitudes and perspective on the same problem, probably in a lab setting, a real lab setting, maybe another kind of conflictuality and dialectic may comes up. So I'm curious to see. Yeah, okay, I see. I did not. I don't think I've ever seen people doing controversy mapping in the lab. That would be very interesting. I don't know if you have example, Carrie, but I don't think it has been tried. But it would actually be very cool. It has been, as I said, particularly my co-author Anders did that for this reform of public education. It was with the teachers. So there were like 3,000 teachers in like a big conference room doing this participatory citizen conference on the reform. And they were mapping in real time the discussion of the different tables. But that was, and of course, there's technicity in that, but it was not the lab. So even though controversy analysis come also from the anthropology of the lab, of course, and Latour is what, you know, it's what he's famous for. I don't think it's ever been tried in the lab. I don't know if, right, Carrie, you have? But not only do I like your question mentioning the lab, but I think also what you wanted to say, which I find very interesting, is also the live aspect of it. Like being, from what I understood, like doing it on the fly while people are debating and discussing. And I have never done that, but I think it's very interesting. And for instance, what they used here this week, which I found interesting, in debate, like it was roundtable discussions between different countries, and you had someone in the middle of the room doing like illustrations and
actually always bringing different topics and issues that were brought to the table, and drawing and writing. And so at the end of the day, you could see the different positions of the countries and the non-state actors that were brought, and you could see the really variety of statements and arguments that were brought forward. And I find this live exercise very interesting, and then all the delegates and could just come and just look at the illustrations and see how complex the topic and the discussions were. Yeah, there are some experiments with real time, not in the lab, but real time controversy mapping, done particularly by Anders Munk and Anders Coed Madsen in Copenhagen. I've done some things as well. We can talk about that later. Non so se vuoi dire qualcosa ancora sui non umani, in parte ne hai accennato, non so se è la parte dell'ultima slide. Tu hai detto quando hai incontrato la lista di attori erano importanti, e poi tu hai detto magari devo ricordarmi. Sì, no, era questo quello che volevo dire. Quello che volevo dire era appunto questa questione, che uno dei contributi fondamentali della teoria dell'attore a rete, che è la teoria di Bruno Latour, e della sua operazionalizzazione della cartografia delle controversie, è anche di ricordarci che in più, oltre a mettere d'accordo tutta questa cornucopia di attori di cui parlavamo prima, scienziati, ingegneri, decisori politici, finanziatori, lobbisti, giornalisti, attivisti climatici, eccetera, oltre a mettere d'accordo tutti questi, bisogna anche mettere d'accordo o in qualche maniera trattare con tutta una serie di attori non umani che ovviamente giocano un ruolo fondamentale. E qua credo che, Kari, you can maybe tell the story of the iron fertilization and the fishes, because I think it's a good one. The open sushi story. Yeah, just showing how complex it is to follow where the carbon is going, in the sense that when you fertilize the ocean, you also just produce a lot of potential food for fishes. So there was this scientist kind of saying that one of the big issues is that it's an open sushi bar for fishes, where they can just eat as much as they can. And actually, ocean fertilization has been presented as well, like in one of the controversies in Canada, for instance, to indigenous communities as a way to restore food productivity in the region. So those actors, this entrepreneur went to Canada and told indigenous people, we are going to fertilize the ocean, you are going to get more salmon. And so they even called, the organization was called Ida Salmon Foundation or something like that. So that was really a way to, they were actually doing geoengineering, but they were framing it as a way to also increase food productivity in some regions. So you get the idea that, like, first they were just throwing iron in the ocean, hoping that they will fertilize the phytoplankton, and then the phytoplankton would die, and they would find a lot of phytoplankton on the bottom of the ocean. They could measure that, and then they discovered that actually what happens is that, well, they forgot about the fishes. The fishes would come and eat the phytoplankton, because they, that was great. Open bar for fishes, and then they would swim away, so they wouldn't know how much carbon was actually captured. And then, because the scientists and engineers are always, clever, they repurpose that to say, well, we're not doing geoengineering, which is very controversial. We're doing salmon enhancement or something like that. So you get it. That was not a scientist. That was an entrepreneur. That was really the scientist. The scientific committee was extremely annoyed and uncomfortable with that. So it was just a U.S. A Russell George was a U.S. And very rich entrepreneur. But you get the idea of this network of actors, human and non-human, are like super complex and always sort of unexpected in a way. Okay, grazie. Thank you very much, grazie. Grazie mille. Grazie.